innanzitutto. Grazie. È molto difficile mettere il piatto sul portiere con i calci, però ci racconti un po' le tue caratteristiche. No, sicuramente lui ha fatto bene da quando sta qui a Bari, quindi per me è un'opportunità stare qui, poter crescere, stare in un gruppo così importante, quindi questo, l'obiettivo di quest'anno è poter migliorare e se serve dare una mano al gruppo. Sono così forti questi attaccanti di Serie B, secondo te cosa hanno di diverso rispetto alle altre categorie? No, rispetto magari alla Lega Pro è un calcio più veloce, più dinamico, c'è gente magari che è scesa dalla Serie A, che ha già fatto partite importanti, visto campi importanti, quindi è normale che c'è più qualità. Tra i pali come te la cavi, ne riuscite? No, bene, dai, sta a voi, sta al campo, sta al mister decidere. Faccio un po' fatica a parlare di quello che so fare e che so fare meno bene. Cosa vuol dire indossare quella maglia? Ah, per me è importante, quando ho saputo che c'era la possibilità di venire qui a Bari ho aspettato, ho avuto la pazienza di aspettare perché poi alla fine sono arrivato qui il 22 di agosto, non è facile perché poi essendo fallita la società in cui militavo non è facile aspettare, ho avuto la pazienza e sono stato fortunato a poter essere qui a Bari. Niente. Sì, noi ci siamo conosciuti ai tempi della primavera della Lazio e lui era appena arrivato, quindi anche lì è servito tempo per ambientarsi, anche perché fisicamente è una struttura importante, ci mette magari un po' di più a entrare in forma, però è sicuramente un attaccante di spessore, un attaccante che con delle caratteristiche magari mancavano e sicuramente darà una grossa mano al gruppo e si fa sentire in area. È importante avere un giocatore che comunque ha già fatto categorie importanti come la Serie A, ha giocato in Premier, quindi per me è un ottimo acquisto oltre che un amico. Ma fisicamente come? No, anche lui viene da uno stop, quindi come ho detto ci vuole tempo per vederlo pienamente in forma e ai livelli che magari l'abbiamo visto quando era la Lazio, quindi, però secondo me può fare molto bene. Qual è in allenamento? Qual è l'attaccante che più Biancorossi che più ti ha impressionato in questi primi giorni? No, anche se non sta benissimo, Floro Flores è quello che come velocità di esecuzione, come passo, è quello che un po' di più mi ha impressionato. Ecco. Come è stato l'impatto con Mister Grosso? Se ha qualche richiesta particolare nei confronti di lui? No, il mister vuole che comunque anche da dietro si prova a giocare quando c'è la possibilità, senza chiaramente rischiare, senza magari prendere rischi diciamo inutili, però questo è da noi portieri, vuole che siamo alti, che aiutiamo la squadra, avendo lui la necessità di avere la difesa alta, vuole che magari siamo sempre più alti, pronti a dare una mano ai difensori quando magari c'è una palla filtrante, una palla lunga. Quindi questo è quello che ci chiede più o meno.